bello! Bravo, bravo! Gelati, gelati caldi arrangiati in bianco senza colorante, bruscolini flambé, noccioline della Casa Bianca? Niente, si dorme qua. Dormiamo, senta, tutti. Per favore, posso avere un aperitivo? Prego, prego, ecco l'aperitivo, signore. Fresco, fresco di frigidere questo, tenga. Lo beve lei? Un momento, se no mi strozzolo. Siccome c'è il colorende, preferisco morire io, non il cliente. Mi deve ringraziare. Non capisco. Il mio aperitivo. Non ci arrabbiamo, stiamo calmi, tranquilli, signore. Guarda, ci do un momento, ci do una bella, questa è la lecca lecca. Questo è il nuovo ritrovato americano. Se lo prenda. Questo è tonico, digestivo e colloborente e biodegradabile, se lo prende. Ecco, signori, oggi è il mio compleanno, regalo tutto, non me ne frega niente. È il mio compleanno, regalo tutti quanti. Mannaggia la miseria, che danno che ho fatto, mi ero dimenticato che questo recalec non è a schiuma freneta. Adesso riparo io, un momento. Ci metto un po' d'ammorbidente. L'ammorbidente, ecco l'ammorbidente al signore. Niente, ci vuole la salviettina? Già, è meglio, se no è un po' schifosetto la bocca con la schiuma. Metta questo, che questo è un ammorbidente molto bello. Guarda, non si vede questo. E in certi giorni lei può fare tutto. Può fare il bagno, può andare in piscina, può andare a cavallo. Pensi quante cose può fare con 100 lire. Roba da pezzi, certo che la pubblicità è importante, noi ridiamo di queste cose, ma la pubblicità è l'anima del commercio, pubblicità docet, ogni domanda ha una sua risposta. Tu vuoi fare per esempio un buon brodo? Che cosa ci vuole per fare un buon brodo? Una suocera mezzo soprano, una moglie mezzo cuoca e un marito mezzo scemo. Voi, ragazzi, volete una lacca molto morbida? Che cosa ci vuole? Basta ondeggiare la crepa, guardate. E lei c'ha una faccia simpatica, lei vuole un amaro proprio forte per l'uomo forte? Ecco qua. Forse ho esagerato un po', aspetta. Mi sono ricordato una cosa a proposito della botta sull'America che ho dato a quel signore. Una volta, mentre stavo nello sgabuzzino qua dietro, che io vendo anche super alcolici dentro lo sgabuzzino, è arrivato un signore con le mani alzate, tutto così, bianco in visto, Madonna Benedetto, ho detto, vuoi vedere che è una rapinola, questo sta con le mani alzate. Invece no, poverino, era in gessete, cioè aveva tutte e due le mani in gessete. Allora è venuto lì e mi ha detto che voleva un aperitivo, no? Io gli ho dato subito l'aperitivo, questo mi guarda e mi fa, dice, io dico, ci ha visto che io ho le mani in gessetti, come lo bevo? Me lo fa bere lei? Dico, prego, ci ho dato l'aperitivo, ce l'ho fatto bere, dopo mi fa, scusi, ce l'ha due olivette? Due olive? Ho messo le olive con lo stuzzicadente, sapete come si usa adesso? Ce l'ho fatto mangiare io perché lui non poteva, lui l'ha mangiato. Mi sono scanzetto, se no afferrava il nocciolo sulla fronte, sembrava una fuciletta, sembrava. Alla fine mi fa, quando pego? Dico, ma non lasci stare, se no lei i soldi non li può prendere, c'ha le mani in gessetti, lasci perdere. Se ne stava andando poi fa, dimentichevo, dica, ci faccio io. Dici, dov'è la toilette? Ci ho detto, a 28 chilometri dalla tenda. Questa è bella, ve la voglio raccontare. Dunque, c'è una vecchietta, 87 anni di età, 187 anni di peso, che ci vuole il marito, allora disperata, piange come una pazza, e telefona a Portobello, non trova Enzo Tortora, telefona a Portocervo e trova Enzo Tortora. Allora ci fa una telefona e dice, guardi che è morto mio marito, mi voglio suicidare, mi voglio ammazzare, piange come una pazza. Allora quello per telefono la convolta, Tortora, dice, ma no signore, non si ammazzi, anche alla sua età è bello vivere. No, voglio morire, mi voglio ammazzare, mi consigli una morte, signor Tortora, che lei sa consigliare le morte alle persone. Allora Tortora dice, signora mia, se proprio vuole morire, allora non ci consiglio una morte sicura, prende una pistola, si spari al lato sinistro del corpo e si spari 5 centimetri sotto il seno, vedrà, morte sicura. Il giorno dopo si legge sul giornale, signora pazza, 87enne, tenda il suicidio sparandosi al ginocchio sinistro. Bella, è il film King Kong, no, non ce lo dica lei, ne lo ride me, ce lo dica lei. Dunque il film King Kong è bello, avete visto? Sì. Ma hai visto che è bello? Che io alla fine non volevo quasi che moriva il mostrolo, mi piaceva perché un simpatico proprio quel mostro, non fa neanche i danni, se vogliamo rovina 7-8 grattacieli, ammazza 5-6 mila persone, però lo fa a fin di bene, lo fa perché è innamorato, quando un uomo è innamorato deve far tutto, questo è innamorato di questa ragazza, avete visto quando la tiene in mezzo alle mani con quanta grazia, gli fa la docciola sotto la caschetta, no? Che a momenti quella povera disgraziata non respira più, poi ci fa anche il phon, con quel soffieta che a momenti la fa volere, che poi non ho capito io questo che cosa voleva dalla ragazza. Anche volendo. No. Comunque bello, bello veramente, un bel film, eh? Oh,
appena ho visto il film King Kong, mi è venuto in mente mio cugino Savino di Canosa. Uguale, uguale a King Kong, eh? Anzi, un po' più brutto mio cugino, sì. Devo dire che sembra un bruttissimo proprio, eh? Una cosa tutto pelosa che da quando era scimmietta, da quando era piccolo, neoneto, tutti quanti lo sfottevano. Dice, oh Savino, che ti fai il bagno con la pelliccia? Quello ci aveva il costumino, è normale, ma si vedevano queste cose, sembrava la pelliccia. Allora tutti quanti a sfotterlo, ci buttavano le banelle, le noccioline, una cosa antipatica. Allora io ci dico, ma no cugino mio, non so, invitava una ragazza a ballare e quelle facevano, no balla tu che noi ti facciamo le cose nostre italiane, proprio le esagerazioni. Allora ci ho detto, no Savino mio, io sono cugino Carnele, non voglio che ti sfottano, fa l'emigrazione, vattene in America, lì quando arrivano i mostro li fanno carriera. Oh, l'ha scritturato veramente Carter, a proposito, come gorilla. Sì, sì, come gorilla di fiducia. Che poi lo pagavi in noccioline anche a lui, non in e allora è andato lì, oh, adesso un successo con le donne, così l'America la sera, che lo applaudono a Luna Park. La scimmia pugliese che canta, balla e fa i conti, perché era giovane. Oh, si è fatto una villa stupendola. Io sono andato a trovarlo, una villa di 85 camere. C'è pure un campanello fuori che quando lo suona fa King Kong, King Kong. Beh, noi adesso ci occupiamo dei mostri grandi, ma guardate che anche i piccoli mostriciattoli fanno ridere. Per esempio, un centopiedi. A me il centopiedi mi fa morire da ridere. Adesso vi vorrei raccontare un piccolo aneddoto, no, che riguarda il figlio di un centopiedi. Anzi, una figlia, per fare una cosa diversa. Una figlia di un centopiedi, ci diamo pure un nome. Come? Diciamo che si chiama Iva. Quasi come me. Lei si chiama Iva? Io mi chiamo Ivana. Una vermiciattola. Ecco, allora questa che si chiama Iva, Iva figlia di un centopiedi, al 14% è un 14 piedi. Allora questa vermiciattola in un piatto di vermicelli veri con le cozzole esce fuori con la chepa così da questi vermicelli veri, la vermiciattola fa, ah, che ammucchietta, ragazzi.